Allora, oggi completiamo l'argomento della osservabilità. Facciamo una piccola osservazione, quasi un esercizio sulla diagonalizzazione delle forme canoniche, il legame che c'è tra la diagonalizzazione delle forme canoniche di raggiungibilità e osservabilità, e poi parliamo della scomposizione canonica di Kalman. Vale a dire della scomposizione nelle due proprietà insieme di raggiungibilità e osservabilità. E con questo, diciamo, concludiamo l'aspetto che ho racchiuso sotto l'etichetta proprietà strutturali. Venerdì facciamo una esercitazione sulla raggiungibilità e martedì prossimo attacchiamo l'introduzione al problema della stima. Ok, allora la osservabilità. Che cosa abbiamo visto senza questo riporto un attimo in vita i concetti sulla osservabilità. Abbiamo dato la definizione di stato non osservabile, quindi per quanto riguarda la raggiungibilità siamo partiti dalla definizione di stato raggiungibile, invece nell'osservabilità si fa il contrario. Si parte da stato non osservabile ed è quello stato a cui corrisponde un'evoluzione libera identicamente nulla. Questa è la definizione. Abbiamo visto poi che è possibile individuare tutti quanti gli stati che sono non osservabili e che questi sono dati dal nullo di un'opportuna matrice, che si chiama matrice di osservabilità. In quanto nullo, possiamo dire, ma allora l'insieme di tutti gli stati non osservabili è proprio un sottospazio. Va bene? Nelle definizioni io ho anticipato questa cosa in maniera matematicamente scorretta, però giusto per avere il materiale un po' più compatto. Ok? E lo abbiamo anche dimostrato. Dopodiché abbiamo introdotto un concetto che si chiama Gramiano di osservabilità. E abbiamo visto che questo, oltre a rappresentare una strada alternativa per calcolare il sottospazio di non osservabilità, può anche essere uno strumento per avere una stima dello stato, avendo a disposizione che cosa? Le uscite e il modello matematico. Ok? Ora, in questo caso è l'evoluzione libera, perché diciamo, stiamo considerando in questo momento la definizione di osservabilità che riguarda solo l'evoluzione libera. È chiaro che si può facilmente adattare anche alla forzata, però vi ho anche detto, ma tanto noi questa non la implementiamo, cioè forse nell'esercizio vi chiedo di farlo, per cui non è che dedicheremo troppe energie a questa cosa. Ok, poi abbiamo visto il legame fra due sistemi simili per quanto riguarda l'osservabilità. E matematicamente il legame fra le due matrici di osservabilità è questo. La conclusione che possiamo trarre è che la dimensione del sottospazio di osservabilità non cambia. Ovviamente cambia il sottospazio perché noi stiamo facendo un cambio di coordinate con la trasformazione di similitudine, però la proprietà di osservabilità è una proprietà strutturale, una proprietà fisica che mi viene da dire, per cui cambiando il modello non posso cambiarlo. Ok, dopodiché abbiamo visto la cosiddetta forma canonica di osservabilità di Kalman, che è una forma nella quale alcune componenti dello stato sono osservabili, altre no. Quindi è come se noi potessimo proprio decomporre la parte osservabile dalla parte non osservabile. Questa forma canonica di osservabilità è caratterizzata da avere gli zeri in posti opportuni, che sono la matrice rettangolare qua in alto a destra, la parte destra è la matrice delle uscite. Ovviamente a primo con O e C' con O devono essere osservabili, e poi tutto deve avere dimensioni coerenti fra di loro, no? Deve essere dimensioni opportune. Ok, e questo l'abbiamo fatto. Abbiamo visto lo schema a blocchi corrispondente alla forma canonica di osservabilità di Kalman, e vi ho detto dal punto di vista grafico come
capire che questo ZNO non è osservabile, beh, vi ho detto, guardate, non trova proprio la strada per uscire verso Y, verso una C, si chiude qua dentro. Va bene, poi vabbè, a parte gli esempi, questi sono esempi, abbiamo visto, vabbè, il test PBH, che è un altro test per verificare la osservabilità di un sistema dinamico, e poi siamo passati al tempo discreto. Tempo discreto che è caratterizzato dall'avere lo stesso risultato dal punto di vista simbolico per quanto riguarda l'individuazione dei spazi non osservabili, cioè il nullo di un'opportuna matrice, ovviamente con una dimostrazione diversa, però è la stessa cosa. E poi abbiamo parlato del gramiano, che concettualmente è la stessa cosa anche nel tempo discreto. Non abbiamo parlato della similitudine, perché io vi ho semplicemente detto, andatevi a prendere le pagine della similitudine del tempo continuo e guardate che valgono identicamente per il tempo discreto. Ok, adesso introduciamo con la lezione di oggi. In realtà dobbiamo solamente finire l'osservabilità, che, diciamo, se avessi 3 ore lo farei in 3 ore, però 3 ore sono anche pesanti, quindi manca solamente pochi aspetti legati a questo concetto degli stati indistinguibili. Comunque facciamo entrare in gioco l'ingresso, va bene? Nella definizione io vi ho detto che l'ingresso non entra in gioco per quanto riguarda la osservabilità. Ora facciamo una cosa, ne parliamo e se vedete ne parliamo contemporaneamente per tempo continuo e tempo discreto. Questa discussione varrà per entrambi. Diamo un'altra definizione. Prendo due stati che chiamo x' e x'. Questi due stati si definiscono indistinguibili se per ogni ingresso danno origine alla stessa uscita. Va bene? Questa è la definizione. Partendo dalla definizione, quindi se per ogni ingresso danno origine alla stessa uscita, corrisponde alla stessa uscita, partendo da questa definizione, io dimostro che prendendo un sistema dinamico lineare e stazionario, cioè quelli che abbiamo sempre incontrato, quelli che abbiamo incontrato non sempre, ma la maggior parte delle volte, due stati iniziali sono indistinguibili, cioè metto lo zero perché vuol dire questo corrisponde alle condizioni iniziali di una evoluzione, sono indistinguibili se e solo se la loro differenza appartiene al sottospazio di non osservabilità, quindi se la loro differenza è non osservabile. Ok? Questo indipendentemente dall'ingresso, evidentemente. Ok. Allora, dimostriamo prima di tutto, partendo dall'ipotesi, quindi è molto semplice la dimostrazione, quindi la facciamo un attimo, partiamo dall'ipotesi che le uscite sono uguali e vogliamo dimostrare che la differenza di questi due stati è non osservabile. Quindi stiamo parlando di... Adesso c'è la presenza dell'ingresso, eh? La non osservabilità è stata definita rispetto a un'evoluzione libera, ma adesso ci stiamo rendendo conto che invece, diciamo, l'ingresso, anche se lo mettiamo in gioco, non cambierà le cose. Allora, io che cosa faccio? Utilizzo il principio di sovrapposizione degli effetti, perché il mio sistema è lineare per ipotesi. I coefficienti che io considero saranno più 1 e meno 1. E che cosa, quali due, diciamo, dinamiche considero? Nel primo caso parto da condizioni iniziali x', con un ingresso qualsiasi. E diciamo, so che a questo corrisponderà una certa uscita y. Dopodiché considero una seconda evoluzione in cui parto da x', con lo stesso ingresso qualsiasi, però è lo stesso del caso precedente, e a questo punto, per ipotesi, so che anche l'uscita è la stessa, perché sto facendo
in questo momento sto facendo l'ipotesi che le uscite sono uguali e voglio dimostrare che la differenza è non osservabile. Ok? Adesso, se applico il principio di sovrapposizione degli effetti, in un caso col coefficiente più e nel caso col meno, io che cosa ottengo? Beh, ottengo che a condizione iniziale pari alla differenza fra i due stati, e ingresso nullo, l'uscita è nulla. Cioè, l'ho scritto qua. Io che cosa ottengo se applico il principio di sovrapposizione degli effetti? Che con una condizione iniziale x segnato, che è pari alla differenza dei due, ingresso identicamente nullo, uscita è identicamente nulla, quindi io che cosa ho ottenuto? Beh, che ho dimostrato che la differenza fra i due è non osservabile, perché questa è proprio la definizione di non osservabilità. L'ingresso è nullo e l'uscita è identicamente nulla. Quindi ho dimostrato che se le uscite sono uguali, questo significa che la differenza fra i due stati iniziali è non osservabile. E adesso facciamo il contrario. Dimostriamo che se la differenza fra i due stati appartiene al sottospazio di osservabilità, le uscite sono uguali. Come lo facciamo? Allo stesso identico modo, se volete, cioè nel senso non è identico, però praticamente sì. Cioè, che cosa facciamo? Consideriamo una prima evoluzione da x' per un ingresso qualsiasi, cui corrisponde un'uscita y'. Poi considero una seconda evoluzione da x secondo, con ingresso qualsiasi però lo stesso di quello precedente, e a questo corrisponderà un certo y secondo. A questo punto, ovviamente, y secondo, diciamo, non posso dire nulla che è uguale al y primo ancora, li devo considerare tendenzialmente diversi. E che cosa ottengo? Ottengo che la loro combinazione con coefficienti meno 1 e 1 cosa mi dice? Che devo considerare un'evoluzione che parte da x segnato con ingresso identicamente nullo, quindi io sto considerando un'evoluzione libera, poiché x segnato è non osservabile per ipotesi, e allora anche la differenza tra y secondo e y primo è 0, deve essere nulla. Per cui questo significa che y secondo è uguale a y primo. E quindi ho dimostrato che sono uguali. E quindi semplicemente ho dimostrato che due stati sono indistinguibili se la loro differenza appartiene, se la loro differenza è non osservabile. Va bene? Quindi se appartiene al sottospazio di non osservabilità. E guardate che a questo punto l'indistinguibilità per definizione vale per ogni ingresso. Va bene? Quindi questo significa che io ho dimostrato che per ogni ingresso presi due stati, se la loro differenza è non osservabile, io non mi accorgo di differenze nell'uscita, cioè le due uscite sono uguali. Cosa significa questo? Significa che io posso scegliere uno dei due stati iniziali come lo stato nullo, fisso un certo ingresso, e quindi a questo punto, diciamo, ancora col principio di sovrapposizione degli effetti, io posso svincolarmi dallo studio dello specifico ingresso e dire che la non osservabilità è una sorta di indistinguibilità dallo stato nullo, cioè se io prendo uno dei due stati uguale a zero, la differenza tra i due che cos'è? Beh, è proprio lo stato, perché meno zero da se stesso, e quindi la non osservabilità è l'indistinguibilità dallo stato nullo. Ma questo significa quindi che io in qualche modo mi sono svincolato dall'ingresso. L'ingresso nel concetto di osservabilità non mi consente di vedere qualcosa che è non osservabile, non posso eccitare delle dinamiche non osservabili scegliendo io l'ingresso. Bene? Questa è la cosa, diciamo, abbastanza importante da considerare. Ora, cosa significa anche? Significa che se io sollecito un certo sistema con un ingresso U
e vedo una certa uscita, quale sarà lo stato iniziale? Lo stato iniziale è un qualsiasi stato iniziale compatibile più un qualsiasi stato non osservabile. Quindi, se il mio sistema è completamente osservabile, vuol dire che ogni coppia ingresso-uscita mi individua unicamente lo stato iniziale. Ma se il mio sistema ha un sottospazio di non osservabilità, io non posso mai dire con certezza qual è lo stato iniziale, perché lo stato iniziale può essere un certo stato più qualsiasi stato non osservabile, proprio perché io non lo vedo quello che succede. Questo evolve, fuori io non lo vedo, anche se io lo stimolo con un certo ingresso, continuo a non vederlo. Per cui sono tutti compatibili dal punto di vista, diciamo, matematico, ma anche fisico. Non so cosa succede all'interno della mia scatoletta. Va bene? Adesso vi spiego, però è solo una pagina, cioè cerco di farvi capire perché, diciamo, si parla di raggiungibilità e osservabilità come concetti duali fra di loro. Voi sicuramente parlando, ascoltando, diciamo, queste abbiamo fatto 3 lezioni, no? Quindi abbiamo parlato 6 ore di questi concetti. Voi sicuramente avete notato tutta una serie di similitudini, alcune ve le ho fatte notare io, ma è ovvio che, diciamo, si toccano quasi con mano, che ci sono delle similitudini tra raggiungibilità e osservabilità. Ebbene, matematicamente, vediamo qual è il legame che c'è, non ci sono né dimostrazioni né niente, solamente per farvi toccare con mano questo aspetto, e perché sono duali. Allora, e questo lo vedrete anche in alcune delle applicazioni che adesso faremo, questa dualità. Allora, prendiamo un sistema dinamico e lo chiamiamo primale, originale, primale, quello di partenza, come ci pare a noi. E poi definiamo un sistema duale. Questo sistema duale, che indichiamo con l'asterisco, è un sistema che adesso ve lo definisco e poi vi faccio delle considerazioni. La matrice dinamica è trasposta. Poi la matrice dell'ingresso è la trasposta di quelle delle uscite, del primale. E la stessa cosa vale, quelle uscite e la trasposta di quegli ingressi. Vabbè, la D è trasposta. E allora che cos'è? Beh, è un sistema che ha un senso solo dal punto di vista matematico, non ha nessun senso dal punto di vista fisico, perché se io ho una matrice degli ingressi, vi ho detto che là ci sono dei motori. Se è una matrice delle uscite, ci sono dei sensori che, se io mi metto a giocare a fare questo cambiamento, lo sto facendo perché voglio vedere qualcosa dal punto di vista matematico, dove dal punto di vista ingegneristico non ottengo nulla di sensato. Inverto le dimensioni di ingresso e uscita, in particolare perché lo stato rimane dimensione n. E che cosa ottengo? Beh, ottengo il cosiddetto principio di dualità, è nel senso che la raggiungibilità di uno diventa il trasposto dell'osservabilità dell'altro. E l'osservabilità del duale è il trasposto della raggiungibilità del primale. Questa cosa è una relazione, diciamo, come dire, solo matematica, però in letteratura alcuni dei risultati, anche, diciamo, più importanti, di stima e di controllo sono stati ottenuti attraverso questa proprietà. Oppure, vediamo nell'altro senso, ci si è posti un problema, dopodiché, e si è ottenuto una certa dimostrazione, quindi la soluzione a questo problema, dopodiché, per il principio di dualità, uno ha detto: ma allora vuol dire che se ho questo problema qui, col duale devo avere anche un analogo problema ingresso stato. Se ho un problema stato uscita e lo risolvo, io posso anche trovare una soluzione a un problema ingresso stato duale. E vedremo che in alcuni casi, per esempio, ve lo faccio vedere poi anche con il filtro di Kalman, alcune cose sono state anche trovate in questo modo. Storicamente trovate in questo modo significa che uno non fa la dimostrazione e dice per il principio di dualità. Alcuni libri di testo fanno anche questo, che trovo abbastanza, diciamo,
troppo astratto, nel senso che se io parlo di raggiungibilità e dedico un capitolo, una trentina di pagine del mio libro alla raggiungibilità, e poi per l'osservabilità in una pagina dico: guardate che per principio duale, se fate così, ta, 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 avete tutti questi altri risultati, io sto dando un peso relativo implicito. Invece, diciamo, le due cose, così come il tempo continuo e il tempo discreto, secondo me vanno considerate separatamente, anche perché il ragionamento che si deve fare nei due casi è diverso dal punto di vista ingegneristico. Ingresso-stato, io ragiono in termini di controllo, perché raggiungere, e lo faremo dalla settimana prossima, raggiungere, vabbè, cominciamo dalla settimana prossima gli aspetti ingegneristici. Raggiungere significa in qualche modo controllare, osservare significherà in qualche modo stimare, e quindi preferisco mantenerli un po' separati questi due concetti. Quindi, quando io parlo di dualità, in effetti sto facendo riferimento a questa proprietà. Va bene? Ok, qua c'è un piccolo esempio che riguarda i sistemi di classe di età che abbiamo visto nell'introduzione. In particolare, va bene, il modello dei diplomati, mantengo semplicemente tre classi di età per averlo compatto. Ricordiamo che lo Stato sono gli studenti iscritti a una certa classe I, può essere anche i cittadini che hanno una certa classe di età, o qualsiasi tipo di modello che vede il passaggio in classi, diciamo, legate in qualche modo al tempo. Poi abbiamo la frazione dei bocciati o la mortalità in base a cosa stiamo considerando, e quindi sappiamo che, per esempio, per quanto riguarda i diplomati, vanno all'anno successivo chi? I nuovi immatricolati, cioè, chiedo scusa, quelli del primo anno dell'anno successivo sono i nuovi immatricolati più i bocciati dell'anno precedente. Va bene? E così via. Negli anni intermedi io ho quelli che vengono dall'anno precedente e quelli che rimangono di quest'anno. E l'uscita sono i diplomati. Il modello matematico della matrice A, B e C è questa. La C, ora c'è lo sfondo un po' grigio, magari non si vede bene, però è 0, 0, 1, meno gamma con 3. Va bene? È osservabile o no questo modello? Beh, calcolo la matrice di osservabilità e tempo discreto, sì, viene osservabile. Per cui in realtà che cosa significa questo? Lo scopriremo dopo. Che se io misuro gli immatricolati e i diplomati, posso dire in qualsiasi momento quanti studenti ho in ogni classe di età. Ovviamente, in questo caso è banale perché ci sono solamente tre classi, però ha una certa importanza. Ad esempio, se io devo fare delle previsioni sulle spese pensionistiche, un modello del genere è estremamente utile, perché io lo faccio con classi di età che possono essere o di anno in anno o di 5 anni in 5 anni, e conoscendo la natalità e diciamo, l'immigrazione, io posso arrivare a fare delle simulazioni e delle previsioni di spesa per gli anni a venire. Natalità, però tutte quante, diciamo, le mortalità intermedie non ne ho bisogno perché è osservabile e uso dati statistici. Ok, allora qua una domanda che vi lascio per l'esame: se io ho un sistema dinamico che è tenuto da sistemi interconnessi, cosa succede all'osservabilità? E questa, diciamo, ve la lascio per l'esame, lascio a voi riflettere. Ok, adesso facciamo quello che è un piccolo esercizio praticamente, no? Cioè, che cosa voglio vedere? Ho studiato due forme di canoniche, di raggiungibilità e di osservabilità. Ho visto che ci stanno una serie di zeri in posti opportuni. In realtà, diciamo, la mia rappresentazione con tanti zeri è la diagonalizzazione.
la diagonalizzazione, però ho anche visto, un attimo, intanto carico questo, riguarda solamente la matrice dinamica, no? La diagonalizzazione. Non abbiamo parlato di B e di C. Allora, vediamo un attimo come sono legate questi concetti. Allora, vediamo un attimo come sono legati fra di loro questi concetti. Dove siamo? Eccoci qua. Allora, sistema ingresso stato uscita, questo tempo continuo o tempo discreto. Se vedete, li ho messi a fianco perché il ragionamento sarà lo stesso. Se noi partiamo da una matrice di trasformazione di similitudine, facendo l'ipotesi che tutti gli autovettori siano linearmente indipendenti di questo tipo qua, noi sappiamo che A' ha questa espressione qua, lambda con 1, lambda con 2, lambda con n e poi tutti zeri. Ok? Ma se la forma canonica di raggiungibilità e di osservabilità sono caratterizzate da avere delle matrici diagonali a blocchi e poi lo zero fuori diagonale, nel caso dell'osservabilità in alto a destra, nel caso della raggiungibilità in basso a sinistra e poi nella B e nella C, ma allora io quando faccio la diagonalizzazione sto avendo anche l'informazione sulle forme canoniche di raggiungibilità e di osservabilità e la risposta è sì, ce l'ho questa informazione. Infatti, se io vedo a valle della mia diagonalizzazione, se io vado a prendere per esempio la matrice A', la mia matrice A', quando io ho diagonalizzato è così perché l'abbiamo dimostrato, no? La matrice diagonale lambda 1, lambda 2, lambda 3, quindi ha già gli zeri fuori diagonale. Se io trovo che ci sono delle righe in B' che sono nulle, allora non è in forma canonica di raggiungibilità questo sistema, ma ci arriva facilmente. Come ci arriva facilmente? Mi basta permutare lo stato 2 con lo stato 3, per cui questo qui va qui, e adesso questo è in forma canonica di raggiungibilità, perché io qua ho lambda con 1, lambda con 3, lambda con 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e poi questa B che invece è qualcosa diverso da 0, 0, 0, per cui ricordo che questo e questo devono essere quelli nulli, ok? In questo caso. Per cui ho la raggiungibilità che è dimensione 2 e la non raggiungibilità che è dimensione 1. Quindi in realtà quando io vado a fare la diagonalizzazione, sì, sto facendo anche una forma canonica. Poi mi basta permutare e lo vedo a occhio. Va bene? Quindi è un semplice esercizietto. Come si fa la permutazione? Le matrici di permutazione hanno sempre un'unità su una riga, tutti zeri, e la stessa cosa guardando la colonna, vedete? Qua io sto permutando 2 e 3. E va bene, insomma, questo è un semplice esercizio, cioè ve lo lascio come curiosità. Sì. Questa è la matrice che mi no, è la matrice che mi fa passare da A' ad A secondo, quindi ho prima diagonalizzato con gli autovettori. A' qui non è in forma canonica. Per arrivare in forma canonica devo permutare.
E questo è sempre un sistema simile ottenuto tramite permutazione. Vabbè, insomma, un semplice esercizio, dopodiché si può fare anche con la forma di Jordan, però devo andare a beccare. Ok, devo andare a beccare i blocchi corrispondenti alle forme di Jordan, va bene? E poi permuto nello stesso modo. Ok, quindi questo, diciamo, è un semplice esercizietto. Prima o poi lo leverò da qua perché, insomma, è esagerato averlo. Ok, ora parliamo di che cosa? Della scomposizione. Facciamo, forse oggi facciamo senza pausa perché è un po' più breve. Facciamo forse, non lo so. La scomposizione in forma canonica di Kalman, che cosa consiste? Beh, consiste nel fatto che io adesso dico, ok, mettiamo insieme le due proprietà di raggiungibilità e di osservabilità, perché lo spazio di stato è sempre lo stesso. Quindi le due proprietà io le posso, che se sei, che le dici? Io le posso studiare. Posso voler studiare insieme. Ok, allora, prima di tutto, giusto così, ricordo cosa intendo per partizione, giusto? Ho usato partizione già più volte, adesso formalizziamo un attimo. La partizione di un insieme è una collezione di sottoinsiemi che siano non vuoti, la cui unione fornisce x, e disgiunti. Quindi, quando io faccio la partizione di un insieme, non perdo niente e o stanno da una parte o stanno dall'altra gli elementi dell'insieme, ok? E varrà questo anche per lo spazio di stato. In particolare, la partizione che facciamo adesso è una partizione in cui io suddivido z in quattro componenti. Guardate, il vettore z è un vettore di n elementi e ognuno di questi z1, z2, z3, z4 sono di un diciamo di dimensioni opportune, la somma ridà n, va bene? Quindi eventualmente se non ci sono possono essere nulli, possono essere proprio vuoti, però la somma ridà n, la dimensione dello stato. E io che cosa faccio? Prendo una parte raggiungibile e non osservabile, quindi io sto partizionando lo stato z in quattro componenti in base alle loro proprietà raggiungibile e non osservabile, e poi raggiungibile e osservabile, non raggiungibile e non osservabile, non raggiungibile e osservabile. Qua c'è scritto arbitrariamente. Cosa vuol dire arbitrariamente? Che l'ordine di queste quattro proprietà è arbitrario, io lo posso cambiare, non, chiaramente diciamo non può cambiare i risultati, cambieranno tutte le formule, però non i concetti. Però è meglio se usiamo questo ordine qua, perché diciamo per le formulette che verranno dopo, e in ogni caso vi faccio osservare che questo ordine è arbitrario, però lo possiamo agganciare mnemonicamente a che cosa? Al fatto che noi abbiamo definito lo stato raggiungibile e lo stato non osservabile, e io parto con z1 che è raggiungibile e non osservabile, ok? E poi continuo cambiando prima la proprietà di osservabilità, lasciando quella di raggiungibilità, e poi invece faccio non raggiungibile, non raggiungibile, non osservabile, osservabile. È arbitrario, però diciamo è meglio partire da questo, ok? Ora facciamo una piccola convenzione grafica. Prima di tutto assumo d uguale a 0 e io assumo, faccio che cosa? Adesso disegno lo schema blocchi, diciamo ignorando l'integrazione. Guardate, per me un generico sistema dinamico tempo continuo, tempo discreto, io lo rappresento così adesso in questi lucidi. Quindi non c'è il blocco di integrazione, va bene? Per averlo più compatto.
Per cui io faccio finta che qua c'è A, X e condizioni iniziali. Quindi chiaramente qua manca, oppure sta dentro, l'integrale. Questo qui, così lo posso fare uguale per tempo continuo e tempo discreto, oltre ad essere più compatto il disegno che facciamo dopo. Ok. Fatta questa convenzione grafica, che è una scelta, ora che cosa possiamo dire? Allora, diciamo che un sistema osservabile ma non raggiungibile, io lo disegno così, cioè senza il blocco B, assumendo AC osservabile. Ok? Quindi per me, nel, diciamo, il disegnino che ora farò più tardi, se non c'è B vuol dire che il sistema è osservabile ma non è raggiungibile. Se è raggiungibile ma non osservabile lo disegno così, quindi qua tronco alla C, che non c'è, tronco alla X, che non c'è proprio la matrice C delle uscite, e poi se è non raggiungibile, non osservabile, non ha né B né C. Ok? A questo punto, diciamo, quello che vorrei vedere con voi sono le possibili interazioni che sussistono fra le varie componenti, tra le varie componenti di Z. Allora, in realtà, diciamo, io questo qua lo facevo fare agli studenti e mi mettevo a guardare, però visto che do il materiale in anticipo ha poco senso. Quindi in realtà quello che facciamo insieme noi è motivare la presenza o l'assenza di blocchi. Vediamo un attimo che stiamo guardando qua, no? Che è abbastanza, diciamo, è abbastanza apparentemente complicato, invece vedremo che non è complicato. Allora, che cosa abbiamo qua? Qui abbiamo tutte le varie componenti che ora vado a scrivere. Z1, Z2, Z3 e Z4. Ok? Ricordo che la partizione che abbiamo fatto è raggiungibile e non osservabile, raggiungibile e osservabile, non raggiungibile e non osservabile, non raggiungibile e osservabile. Ok? Ora, tenendo presente questo, ragioniamo sul primo diciamo sul blocco più in alto. Che cosa sto facendo? Questo è Z con 1. Ok? Z con 1 esce da una certa matrice dinamica con pedice 1, 1 di dimensioni, diciamo, opportune. Poiché è raggiungibile, per la convenzione che ho fatto prima, io ci metto un blocco, una matrice degli ingressi associata, e poiché, diciamo, non è osservabile, qua non ho la matrice C delle uscite. Ok? Quindi questa è la convenzione che sto facendo dal punto di vista grafico. Se prendo Z con 2, è sia raggiungibile che osservabile, quindi questa è la sua matrice dinamica, questa è la matrice degli ingressi e questa è la matrice delle uscite. U è lo stesso in tutti e due, dopodiché A con 3 è banalmente, cioè Z con 3 è banalmente monco, esce da A3,3 ma è non osservabile, non raggiungibile, quindi per la convenzione grafica che ho fatto non ci metto niente. E poi ho che il quarto è non raggiungibile, quindi qua non c'è niente, ma è osservabile, quindi qua ho una matrice delle uscite. Ok, quello che vorrei capire da voi adesso è: perché ci sono alcune frecce e alcune no? Di quali frecce sto parlando? Sto parlando delle interazioni. Allora, io qua ho una freccia che va da Z2 a Z1.
Questa freccia rappresenta la presenza di queste equazioni. Io ho z punto con 1 uguale, ho tante cose, poi ho più, per esempio, un a 1, 2, z con 2 e più tante altre cose, ok? Non ci sta il blocco corrispondente come ho scritto qua, cioè il blocco A1, 2 non ci sta per avere sempre il grafico compatto. Diciamo che con questa freccia che ora ho evidenziato in giallo, io sto dicendo c'è un'interazione da 2 verso 1. Adesso cerchiamo di ragionare insieme su cosa significa c'è un'interazione e perché manca l'interazione che va da 1 verso 2. La faccio no, un attimo solo, così non mi piace. Perché da qua manca una interazione che va da qua. Ok? Allora, vediamo un attimo. La forma canonica di raggiungibilità e di osservabilità, dove avevano gli zeri? Allora, vediamo un attimo la raggiungibilità. La forma canonica è questa qua. Allora, questa è la raggiungibilità, ok? Vediamo un attimo la presenza di questo zero qua, che cosa sta a significare. La presenza di quella matrice rettangolare di zeri, le righe sono z punto nr, e cioè la dinamica non raggiungibile, le colonne sono znr, vanno a pescare gli elementi zr, quelli raggiungibili. Quindi mi sta dicendo la presenza di questi zeri è, guarda che la dinamica non raggiungibile non può essere alterata con la componente dello stato raggiungibile. Altrimenti, in maniera qualitativa, io potrei lavorare sulla componente raggiungibile e poi quella va ad influenzare la componente non raggiungibile. Invece no, questi zeri mi dicono tu non ci puoi proprio arrivare, questa derivata non la puoi influenzare, questa dinamica non la puoi influenzare, e questo è il motivo per cui ci sono gli zeri. Invece, dall'altra parte fuori diagonale, la componente non raggiungibile può influenzare la componente raggiungibile. Certo, è come se fosse un disturbo, non c'è problema. Io comunque ho un ingresso e questo non cambia la mia capacità di raggiungere lo stato. Quindi qui posso avere qualsiasi cosa, invece qui devo avere per forza zero. Vediamo qua questo ragionamento. Ah, vediamo anche un attimo, facciamolo anche per la osservabilità, questo ragionamento. Allora, per la osservabilità, che cosa ho? Che la componente osservabile è messa sopra, quindi la componente osservabile, se vedete qui, non è influenzata dalla componente non osservabile. Perché? Perché altrimenti la componente non osservabile altererebbe quella osservabile, e basta pensare alla definizione, deve essere identicamente nulla, ma allora la non osservabile farebbe cambiare il valore dell'osservabile, che poiché è osservabile avrebbe come conseguenza un'uscita diversa da zero, e questo altererebbe proprio la definizione. Quindi in realtà, cioè in realtà là deve esserci zero, perché io non posso vedere la componente non osservabile neanche attraverso la componente osservabile. Invece il viceversa non viola la definizione, cioè la mia componente osservabile va a cambiare la dinamica di quella non osservabile, tanto quella non osservabile, quello che succede io che ne so. Ok? E guardate, questo significa che la parte osservabile ha una freccia che va verso quella non osservabile, ma non il viceversa. Ora noi stiamo facendo la stessa cosa graficamente, ma abbiamo omesso questo blocco qua per averlo compatto, e basta. Quindi noi
Abbiamo una freccia gialla che va da 2 verso 1. Ora dobbiamo pensare a entrambe le proprietà insieme, ok? 2 verso 1 significa raggiungibile e osservabile, va a influenzare raggiungibile e non osservabile. Si può? Beh, vediamo. Beh, raggiungibile e raggiungibile lo sono entrambi, per cui non è questo adesso il problema. Osservabile può influenzare la dinamica non osservabile? Sì. Quindi questa freccia qui, gialla, c'è. Ovviamente non ci sono errori ora in questo schema, quindi adesso quello che vi chiedo non è di dirmi quali frecce ci stanno, ma è di dirmi perché non ci sono alcune frecce. Per esempio, se io avessi un'interazione di z con 1 con z punto con 2, quindi la parte raggiungibile e non osservabile con la parte raggiungibile e osservabile, quale proprietà avrei violato? Che z con 1 è non osservabile, però in realtà diventerebbe, fra virgolette, osservabile. Quindi questa freccia qui azzurrina non ci può essere. Va bene? Ok, e vediamo. 1 su 3 non c'è la freccia. Quali proprietà verrebbero violate? Che va da 1 a 3, da a 1 1 a 3 3. Allora, da qui a qui, quale proprietà verrebbe violata? La raggiungibilità. Allora, sono tutte e due non osservabili, per cui non c'è problema il fatto che sono tutte e due non osservabili, però violerei la non raggiungibilità di A3-3, cioè di Z3, chiedo scusa. Per cui anche questa non ci può stare, va bene? Per la raggiungibilità. 1,4. Tutte e due. Anche l'osservabilità. Perché violerebbe anche l'osservabilità. Ok, quindi queste non ci possono essere. 2,1 sì. 2,3 pure non ci sta. Perché 2,3 non ci sta? Due, tre per la raggiungibilità. Allora, due, tre. Allora, sì, però anche il 2 è osservabile. No, quello non è un problema, perché 3 comunque rimane inosservabile. Quindi solo per la raggiungibilità. Ok. Poi non c'è anche 2, 4, però a questo punto abbiamo capito per la raggiungibilità. Va bene? E 3, 4? Per l'osservabilità. Quindi abbiamo capito che mancano tutta una serie di interazioni, quindi significa che se io scrivo una matrice dinamica in cui io metto tutto insieme, questa matrice dinamica ha una struttura di questo tipo. Ok? Cioè ha una struttura in cui io, se guardate, B, la parte raggiungibile sono i primi due, per cui diciamo i primi due sono diversi da zero, blocchi e poi ho degli zeri. C invece è mischiato rispetto alla forma canonica. 1 e 3 sono non osservabili, quindi c'è lo zero. Poi questa è una matrice triangolare a blocchi superiore. Tutti questi zeri sono tutte le frecce blu che abbiamo discusso, per le quali abbiamo discusso il motivo per cui non ci devono essere, ok? Quindi l'assenza della freccia nella matrice dinamica equivale a un rettangolo di zeri. E poi c'è anche questo che è di zeri, che rappresenta z punto con 2 uguale, qua z con 3 non ci può essere. Se torniamo sopra, questo qui è l'assenza dell'interazione di 3 verso 2, perché violerebbe la non osservabilità del 3. Ok? E quindi questa qui
è la forma canonica di Kalman rispetto ad entrambe le proprietà. Adesso, ovviamente, diciamo, che cosa vogliamo fare dopo aver studiato la forma canonica? Beh, vogliamo portare un sistema qualsiasi in forma canonica, così isoliamo tutte le proprietà contemporaneamente. Questa cosa qui è apparentemente un po' noiosa dal punto di vista, diciamo, ora del... diciamo, sembra complicato adesso trovare la matrice di trasformazione di similitudine. In realtà, se ci ragioniamo un attimo, è una cosa abbastanza ragionevole. Io cosa voglio fare? Voglio trovare una matrice di trasformazione di similitudine che me lo porti in forma canonica di Kalman. Cosa conosco io? Da cosa parto? Parto dal fatto che io so calcolare i vari sottospazi, raggiungibilità, non raggiungibilità, osservabilità, non osservabilità, e questi sono dati semplicemente immagine di R, nullo di R trasposto, nullo di O, immagine di O trasposto. Lo so calcolare, il MATLAB me lo calcola, non ho nessun problema. Cosa voglio farvi vedere? Che non posso semplicemente pigliare questi quattro, metterli come fare l'intersezione e metterli come colonne di P. Va bene? Questo è quello che voglio farvi vedere un attimo. Io potrei pensare di fare l'intersezione tra raggiungibilità e non osservabilità e avere z con 1, poi raggiungibilità e osservabilità e avere, diciamo, e avere la base che poi mi dà z con 2 e così via. Questo non si può fare. Vediamolo banalmente, in un caso R a 3, vedendo le varie intersezioni. Allora, che cosa ho disegnato qua? R a 3 e ho fatto che cosa? Un sottospazio, facciamo, di raggiungibilità è il piano grigio, quindi dimensione 2. Chi è la non raggiungibilità? Complemento ortogonale, quindi è la retta perpendicolare. Poi la non osservabilità è venuta una retta. Chi è la osservabilità? È il suo piano, il complemento ortogonale, quindi è un piano, ed è il piano giallo. Ok, se io vado a fare le intersezioni, che dovrebbero essere 1, 2, 3, 4 in base alle proprietà, se io lo facessi in maniera intuitiva ma sbagliando, potrei notare banalmente che l'intersezione fra, per esempio, il piano grigio e la retta XNO è un'intersezione fra un piano e una retta, diciamo incidente, per fare l'esempietto, ed è l'elemento zero, l'origine, quindi l'insieme vuoto. Invece l'intersezione fra X con R e X con O sono due piani, in questo caso mi darebbe una retta, le altre due comunque, diciamo, sono elementi vuoti. Quindi in realtà le quattro intersezioni non forniscono R a 3. Quindi questo primo tentativo, che a volte, diciamo, è quello che viene intuitivo, è sbagliato. Perché è sbagliato? Beh, è sbagliato perché, e me l'avete detto voi quando io vi ho fatto le domande sul piano, prendendo perché è sbagliato? Perché molto semplicemente io ricordo che quando, diciamo, abbiamo fatto l'esempietto in cui ho detto questo qua è x con r, questo è un certo x segnato fuori, è raggiungibile o no? Allora qui ho detto no, questo non è raggiungibile, quindi questo qua, diciamo, x segnato non era raggiungibile. Però poi quando ho detto ok, facciamo finta che invece questo qua è x con o, x segnato è raggiungibile, è osservabile o no, chiedo scusa, questo è xno, è osservabile o no, ha detto sì, x segnato è osservabile, pur non appartenendo a nessuno dei due sottospazi. Perché? Perché in realtà, diciamo, solamente x con r e xno contengono
tutti i punti con quella proprietà, mentre i punti senza quella proprietà sono Rn meno, per esempio, XnO, cioè sono tutti gli altri punti del piano complesso, se noi pensiamo alla osservabilità, tranne proprio quella retta. Quindi in realtà questi sottospazi servono per avere una decomposizione univoca di Rn, però non sono gli insiemi che contengono tutti i punti con quella proprietà. Va bene? Quindi questa è la cosa che dobbiamo un attimo tenere presente. Poi, come faccio a trovare a questo punto la decomposizione? Beh, la decomposizione la trovo in una maniera un po' così, che sembra un po' strana, però, diciamo, questo è il ragionamento che si fa. Il primo x con 1, la prima componente, diciamo, è proprio l'intersezione fra xr e xno, e il motivo per cui vale è quello che ci siamo appena detti, e cioè perché questi sono gli unici due insiemi che contengono i punti con quelle proprietà. Quindi fare l'intersezione dà effettivamente i punti che esibiscono contemporaneamente queste due proprietà. Perfetto. Poi in realtà, per trovare gli altri, io cosa devo fare? Devo fare x2 complementare a x con 1 con R, cioè nel sottospazio di raggiungibilità, che è un modo, diciamo, insiemistico per dire quello che ci siamo appena detti. Va bene? Per cui adesso non entriamo nel dettaglio. Io parto dalla equazione che somma diretto di x1 e x2 mi deve dare x con R e faccio delle piccole operazioncine che sono all'inizio poco intuitive, perché, diciamo, partono da, diciamo, la conoscenza di questa relazione che vale per gli insiemi, cioè l'intersezione di due insiemi è uguale al complemento ortogonale dell'unione dei complementi ortogonali. Non so se vi è capitato di farlo, che quando, diciamo, si vede la prima volta sembra quasi uno scioglilingua. Ora non lo rifacciamo, non entriamo nel dettaglio di questo, perché semplicemente noi adesso diciamo: ok, io, diciamo, so fare l'intersezione e l'unione degli insiemi, e se le so fare faccio dei passaggi che sono scritti nel lucido qua, ma che non voglio adesso che noi rifacciamo, perché cosa voglio farvi vedere? Molto semplicemente che x2 io lo calcolo ricorrendo a che cosa? Solamente alla operazione di unione e intersezione. Ok? Ovviamente conosco x con r, xnr, xno e x con o. Quindi quando voi farete l'esercitazione, diciamo, nella decomposizione in forma di Kalman, alla fine vedrete che è abbastanza semplice, perché questi quattro insiemi li calcolate banalmente chiamando immagine e nullo delle matrici di raggiungibilità e di osservabilità eventualmente trasposte, e poi, avendo la possibilità di calcolare unione e intersezione, intersezione è un file M che vi do io, e unione vedrete che è veramente banale, si possono calcolare x1, x2, x3, x4, che poi si mettono nella matrice P e mi danno la matrice di trasformazione di similitudine che mi porta in forma canonica di Kalman. Lo spettro, non sorprendentemente, è dato dall'unione degli spettri, che sono tutti separati, perché la matrice dinamica è una matrice a blocchi triangolari superiore, per cui i suoi autovalori sono quelli dei blocchi sulla diagonale, e quindi sistemi simili hanno gli stessi autovalori, e quindi gli autovalori
diciamo, vanno o da una parte o dall'altra. Ok, facciamo un esempietto numerico. L'esempio numerico è dimensione 4, non ci crederete, ma vi dà un... Non ci crederete, ma darà un tutti e quattro i sottospazi di dimensione 1. Però facciamolo così, vediamo cosa ci aspetta in MATLAB. Allora, questo è il mio sistema dinamico. Remoto? Sì, ok. Questo è il mio sistema dinamico. Ovviamente io non riesco a capire nulla guardando a occhio questo sistema dinamico. In realtà una cosa sì la posso capire, ve la faccio vedere dopo. La matrice di raggiungibilità me la calcolo e mi dà rango 2. Ok? Ok, rango 2. La matrice di osservabilità me la calcolo e mi dà rango 2 anche questa. Poi dico, va bene, calcola l'immagine di R. L'immagine di R mi dà questo. Ovviamente il MATLAB non mi dà radical 2 mezzi, mi dà, diciamo, la cifra decimale. Potete chiedere le varie rappresentazioni, però mi sa che questo ve la dà decimale in qualsiasi rappresentazione. Ok, NR, vabbè, questo è il nullo di R trasposto, immagine di R trasposto, nullo di O, ok? Quindi questi sono i vostri punti di partenza. Poi io devo saper calcolare le unioni e le intersezioni. In questo momento ci fidiamo che siano state fatte bene e sono qua. Però vi dirò poi che vi do un file per farlo, cioè uno script per farlo, per cui non lo dovete fare voi a mano, e calcolo x con 1 come l'intersezione di quei due, e quindi ottengo x con 1, che in questo caso è dimensione 1. Io non so che dimensione hanno x1, x2, x3, x4, va bene? Perché dipende dall'intersezione degli altri sottospazi, quindi prima di fare questa operazione non lo so. Poi x2 la calcolo facendo questa operazione qua, che quanto è difficile non mi interessa. È molto semplice, tra l'altro, lo vedremo, ma diciamo non mi interessa. X2 lo so calcolare, sì, e questo è x2, x3 e x4, e la mia matrice P è questa qua. Ok? Quindi applico la matrice al mio bravo sistema dinamico e ottengo gli zeri nei posti opportuni. Ora li evidenzio, perché poi, oltre ad averli nei posti opportuni, noi normalmente li troviamo anche da altre parti, gli zeri, che vuol dire rappresentano molto semplicemente una assenza di interazione dinamica. Quindi qua ci devono essere, qua ci devono essere e qua ci devono essere. Ah, chiedo scusa, e qua ci deve essere. Ok? Che dov'è che invece ci sono, ma diciamo potevano anche non esserci, è, diciamo, questi tre elementi qua. Questi sono generalmente diversi da zero, poi possono meno essere zero, non fa niente. Guardate, anche sulla diagonale potete avere uno zero, vuol dire che lato valore è zero. Lato valore è zero è integratore nel tempo continuo, non ha nulla, diciamo, di strano lato valore zero. Va bene? Per cui questa è una forma canonica in cui io posso individuare le cose. No, vi ho detto che c'era qualcosa che si poteva notare già da qui. C'è qualcosa che potete notare da qui guardando le tre matrici A', B' e C'?
la matrice C ha gli elementi che poi dovranno essere non nulli pari a 1. Non ho capito. Primo e terzo elemento di C primo, sono pari a 1, coefficiente 1. Allora no, questo è, diciamo, questo commento è interessante perché in realtà adesso lei sta guardando, diciamo, questo modello e lo sta confrontando con l'altro. Questo è in x, l'altro è in z. E c'è x uguale pz, quindi c'è una combinazione lineare, quindi fisicamente saranno diversi, cioè non sono la stessa cosa, perché c'è una combinazione lineare. Per cui in realtà, diciamo, non si può fare così facilmente il legame. No, in realtà quello che vi volevo far vedere è che la componente non raggiungibile e osservabile è disaccoppiata dal resto del sistema dinamico. Ora, qua che cosa significa che è disaccoppiata dal resto del sistema dinamico? Allora, qui abbiamo 0, 0, meno 1, 0 e qua 0. Ok? Significa che questa componente qua sta molto semplicemente evolvendo e non è influenzata da nessuno. Vedete? Né dagli altri stati né dall'ingresso. No. No, aspettate un attimo. Non raggiungibile e osservabile. E infatti non è questo qua. È questa qua. Allora, questa qua. Guardate, questa qua è z punto con 4, qua c'è 0, 0, 0 e questo 2 va a moltiplicare z con 4. Poi qua c'è uno 0, quindi questa equazione differenziale è z punto con 4 uguale 2z con 4. Lui non influenza nessuno e nessuno influenza lui, si dice che è disaccoppiata. In realtà io poi in uscita la vedo, però è sommata z con 2. Bene, per cui non può alterarla. In particolare questo autovalore sarebbe pure instabile, per cui in realtà, diciamo, questo modello qua sarebbe abbastanza drammatico da gestire per questo motivo. Va bene? Quindi questa è solo una curiosità. La presenza degli zeri si legge anche nella assenza, rappresenta un'assenza di interazione. Va bene. Diciamo che io ho finito, nel senso che la lezione sull'aspetto della forma canonica è questa, però diciamo, finisco con una curiosità su alcuni aspetti numerici che a volte possono essere un po', diciamo, insidiosi. Faccio una cosa, io parto da un sistema in forma canonica di raggiungibilità, va bene? Qua vedo che è la terza componente che non è raggiungibile. E questo qui, vabbè, il rango infatti è 2. Poi cosa faccio? Vado a un sistema simile e lo faccio con due coefficienti random. Va bene? Quindi io che cosa faccio? Calcolo il sistema simile tramite un AP random e chiedo al MATLAB qual è il rango del sistema simile. Ovviamente ancora 2, perché ho studiato che la trasformazione di similitudine non mi cambia queste cose. Va bene, adesso però faccio un'altra cosa. Prendo il sistema simile e faccio un troncamento sui coefficienti. Ora, il troncamento sui coefficienti da cosa può nascere? Può nascere dal fatto che io ho fatto una cosa, per esempio, stupida, che può essere di aver copiato a mano i coefficienti e mi fermo alla seconda cifra decimale, per esempio. Questo è un troncamento alla quarta. Magari io copio a mano e mi fermo alla quarta, per esempio. L'ho fatto, diciamo, in questo caso sulla matrice di raggiungibilità, ma è la stessa cosa faccio su A, e su B direttamente. Oppure perché, diciamo, questo viene da un'operazione di identificazione, allora i coefficienti della matrice dinamica magari li ho troncati, magari sono ottenuti come identificazione. Insomma,
Che cosa ottengo se io vado a troncare? Ottengo che se io chiedo al MATLAB il rango di questa matrice, il rango è pieno, è 3. Guardate, cosa è cambiato? Niente. Guardate io come ho ottenuto R3. Voi siete informati. Dice, no, quindi io che cosa faccio? Moltiplico R2 per 10 alla quarta, prendo la parte intera e poi ridivido per 10 alla quarta. Questo è un modo artigianale, non so se ne esistono altri, per fare il troncamento. Va bene, quindi ho fatto il troncamento e, diciamo, facendo questo troncamento è diventato raggiungibile un sistema che non era raggiungibile. Chiaramente quest'ultima frase mi fa venire i brividi, perché se io dico che la raggiungibilità è una proprietà fisica del mio sistema dinamico, non credo che io possa raggiungerlo con un troncamento. Allora, significa molto semplicemente che io mi trovo di fronte a un aspetto numerico, in questo caso io l'ho creato ad arte, bene l'aspetto numerico, ma potrei trovarmici per questioni che non riguardano, diciamo, la mia volontà, per come sono arrivati i dati, per come è stato fatto il modello matematico. E chi è che mi salva da questo tipo di problemi? La conoscenza del modello matematico, la conoscenza della teoria. Altrimenti io potrei far pensare di avere un sistema raggiungibile, che invece non lo è. C'è anche un altro aspetto, e che non facciamo in questo corso, però il mio sistema potrebbe essere poco raggiungibile, poco osservabile. Che cosa vuol dire poco? Vuol dire che io potrei avere un sistema che dal punto di vista teorico è osservabile, ma dal punto di vista numerico siamo lì lì per essere con la matrice di osservabilità di rango non pieno, per cui io posso trovarmi, mi trovo sicuramente facilmente con problemi di natura numerica quando vado a implementare degli algoritmi sul mio sistema. Quindi i problemi di natura numerica non sono così rari come uno potrebbe pensare. L'esempio dell'elicottero, diciamo, è un caso, secondo me, lampante. E torna in gioco, diciamo, la decomposizione in valori singolari, che in questo caso, sempre come un aspetto quasi di curiosità, perché non avremo a che fare con aspetti numerici nel nostro corso e neanche nel progetto, almeno non intenzionalmente, che mi dà la decomposizione, mi dà una specie di radiografia di una matrice. Perché se io decompongo una matrice in U, sigma e V trasposto, in cui U e V sono delle basi ortonormali dominio e codominio, e sigma contiene i valori singolari, gli aspetti numerici sono in sigma. Sigma con 1 è il più grande, sigma con n è il più piccolo. Quando io vado a vedere sigma con 1 e sigma con n, io posso rendermi conto se ci sono degli aspetti numericamente molto diversi fra di loro, facendo il rapporto che si chiama numero di condizione della matrice. Quindi il numero di condizione della matrice dà un bilanciamento numerico della matrice stessa. Va bene? E per cui se io torno a quella di prima con la SVD, mi rendo conto che il più piccolo è proprio sotto a 10 a meno 4, dove ho fatto io il troncamento. Per cui, quando io vado a fare, diciamo, il troncamento, in realtà, apparentemente, io l'ho reso non singolare, ma in realtà quello è singolare, tant'è vero che se faccio il troncamento a due cifre decimali, la più piccola si trova a 10 a meno 3. Va bene? Questo è giusto così, diciamo, una curiosità numerica su alcuni aspetti che inevitabilmente entrano in gioco quando si ha a che fare con le matrici. Allora, lo 0 per macchina per MATLAB è 10 a meno 16, ok? Molti algoritmi di MATLAB hanno di default delle soglie, però consentono facilmente all'utente di tararlo, per esempio anche la pseudo-inversa. Perché fanno questo? Perché loro da un lato dicono, vabbè, io ti faccio il codice di default e per me questo è zero. Dall'altro, sapendo che non è universalmente valido questo approccio, con facilità consentono all'utente di decidere qual è lo zero. Come si fa?
Dipende dal problema, cioè non c'è un modo assoluto, universale per affrontare problemi numerici. Possono capitare, l'esperienza e il caso specifico. Sì, bisogna... L'ordine di grandezza di che cosa? No? Sì, cioè, nel senso che è chiaro che io, diciamo, sapendo quant'è l'ordine di grandezza di N del mio sistema, come sono arrivati i numeri, diciamo, alcuni sistemi dinamici sono strutturalmente problematici. Per esempio, se io ho a che fare con i sistemi dinamici che vengono definiti stiff, in cui c'è una dinamica lenta e una veloce, dal punto di vista numerico si sa che quello è problematico. Faccio un esempio robotico. L'interazione con l'ambiente è un problema che è semplice se io interagisco con un cuscino, oppure la pelle, diciamo, è morbida, quindi in questo caso io posso fare il modello matematico e la simulazione senza problemi. Quando vado a fare la simulazione del mio robot che interagisce con il tavolo, se il robot è un robot industriale, lo vedrete, cioè è a sua volta rigido, questo tipo di simulazione e poi di controllo sono problematici. Anche fare la simulazione è problematico. Il sistema si dice stiff per questo motivo qua. E quindi se io so di trovarmi di fronte a un sistema che ha una costante di elasticità, per esempio un sistema meccanico molto alta non vuol dire nulla, no? Perché è soggettivo, cioè è soggettivo perché non è assolutizzato, però con l'esperienza so che è molto alta, so che andrò incontro a un problema di tipo numerico. Allora faccio che cosa? Passo di campionamento piccolissimo, se sto facendo la simulazione numerica, oppure faccio il mio modello matematico e prima ci metto un bel K piccolo piccolo, e con lui interagisce con un cuscino. Poi pian piano nella mia simulazione comincio ad aumentare il K, così mi rendo conto e faccio il debug levando il problema numerico, e poi magari a un certo punto dico ok, allora adesso sono pronto, tutto va bene, vediamo, diciamo, il K alto. Questo possono essere un po' le cose. Va bene, ragazzi. Avete domande? E allora, se non avete domande, ci vediamo.